Verso Media ed è il nuovissimo sito di servizio ideato e realizzato dalla Fondazione Arezzo in Tour. Si tratta di un ricco archivio di foto e video completamente royalty free, così da fornire immagini di elevata qualità, quindi immediatamente disponibili e soprattutto approvate da una fonte ufficiale che ne garantisce la libertà di utilizzo. E nasce con un obiettivo molto semplice, quello di aiutare sempre più la città a farsi conoscere, quindi ad aumentare quello che è la famosa brand identity attraverso quelle che sono le attività più importanti oggi nel mondo della comunicazione, che sono le foto e i video. Sembra strano, ma una città bella come la nostra, antica come la nostra, poi di fatto è sempre molto difficile andare a trovare delle immagini che la possono rappresentare in pieno. Quindi la Fondazione già da qualche anno ha commissionato ai vari professionisti tutta una serie di foto e video, soprattutto anche quelle del drone, che sono un punto di vista veramente molto particolare, per poi oggi decidere di mettere a disposizione di tutti. Solo due le limitazioni: la prima è l'obbligo di citare la fonte, l'altra è quella per cui le immagini scaricate non potranno essere usate per promuovere territori diversi da quello aretino. Abbiamo aperto poi il progetto anche ai comuni soci, quindi nei prossimi mesi vedrete popolare questo sito anche di belle immagini dei comuni soci della Fondazione, ma come detto prima l'obiettivo era quello di fornire a chiunque avesse necessità di immagini e di video della città di poterli scaricare totalmente in modo gratuito. Arezzo Media è dunque un vero e proprio magazzino virtuale diviso in tre categorie principali: immagini, video e brand. Il progetto inizialmente era nato come una grande repository, diciamo, di foto e di immagini acquistate dalla Fondazione e donate, tra virgolette, a tutti. Poi, visto che c'è stata grandissima richiesta da parte anche di altri professionisti di poter in qualche modo partecipare a questo progetto, Arezzo Media sta diventando una community, quindi già siamo al lavoro alla versione, diciamo, 2.0, che uscirà molto breve, dove tutti i vari operatori, fotografi professionisti oppure amatori o videomaker potranno in qualche modo avere all'interno di Arezzo Media il proprio spazio e poter inserire le proprie foto e video, magari inizialmente gratuitamente, ma è già previsto che in futuro ci possa essere anche un vero e proprio marketplace. Quindi è un progetto in grande evoluzione.